Buongiorno a tutti amici della pagina Anima Nera Azzurra. Oggi è la giornata di Alexander Kolarov. Dopo Ashraf Hakimi, la società nera azzurra ha deciso di accontentare fino in fondo Antonio Conte, portandogli a casa per meno di 2 milioni di euro uno degli esterni sinistri più stimati del campionato italiano. Sto parlando di Alexander Kolarov, che sbarcherà oggi a Milano, dove sosterrà la prima parte delle visite mediche. Non si sa bene dove, non si sa se le sosterrà o all'Humanitas o al CONI. Noi comunque cercheremo di stare sul pezzo, cercheremo di filmarlo e poi completeremo tutto domani, quando completerà del tutto le visite mediche. Speriamo di filmarlo, non sarà facile, bisognerà andare un po' intuito, ma noi ci proveremo e ci saremo soprattutto. Seguiteci che non ve ne pentirete. Dai. Eccoci qua amici, siamo all'esterno del Prime di Linate e qui atterrerà Alexander Kolarov. Questa sarà la prima tappa che Kolarov farà da nuovo giocatore dell'Inter. Il suo aereo atterrerà intorno all'1:30 direttamente da Belgrado, dove lui ha giocato ieri la sua ultima partita con la nazionale serba nella Nations League contro la Turchia, finita 0-0. Poi verrà portato molto probabilmente all'Humanitas. Sarà difficile vedere anche il suo ingresso all'Humanitas, ma noi ci proveremo, perché l'Humanitas non è proprio dietro l'angolo. Non mancate, perché sicuramente non vi perderete le prime ore di Alexander Kolarov da nuovo giocatore dell'Inter. Amala, seguiteci. Eccoci qua signori, ce l'abbiamo fatta, sono riuscito a filmare l'uscita della sua macchina, che adesso è diretta verso l'Humanitas di Rozzano, dove sosterrà la prima parte delle visite mediche. Ora noi, con calma, perché purtroppo non abbiamo il teletrasporto e non posso volare, ci dirigeremo verso l'Humanitas di Rozzano, dove proveremo a filmare il suo ingresso, proveremo a filmare la sua uscita, ma nonostante tutto l'abbiamo preso, è nostro. Come una grande operazione di polizia, noi siamo sempre presenti, siamo sempre sul posto e portiamo contenuti. Seguiteci che non è finita, c'è tanta strada da fare, ci sono tanti contenuti da portare. Raga, cambio di programma incredibile, il giocatore verrà a fare la prima parte delle visite mediche qua al CONI. Non so perché hanno cambiato, noi però siamo qua e proveremo a filmarlo. Incrociamo le dita, dai, facciano veloce, perché abbiamo già sofferto abbastanza oggi. Eccola la macchina, ragazzi. Eccoci qua, l'abbiamo beccato mentre entrava. Kolarov è qua dentro e sta sostenendo la prima parte delle visite mediche. Siamo qua sempre con gente super qualificata come la volta scorsa. Questo sarà il primo video sull'arrivo di un giocatore che verrà postato sul canale di Anima Nera Azzurra. Andate pure sul canale di Inter per sempre, seguiteci su Instagram. E non è finita qui, perché probabilmente lo beccheremo sia dopo mentre uscirà che nei prossimi giorni. Si spera da qualche parte, forse, se Dio vuole, se ce lo permettono. Ma noi ci siamo e abbiamo bruciato pure Sky nel riprenderlo. Lo dico perché poi dovremo fare un po' di cause, dai, speriamo di beccarlo più tardi. Buongiorno a tutti amici, voi pensavate che la giornata di Kolarov fosse finita ieri? Non è finita la sua prima giornata in nerazzurro, perché ieri lui ha sostenuto solo una parte delle visite mediche. Purtroppo ieri non siamo riusciti a filmarlo all'uscita, perché l'hanno fatto uscire da dietro in maniera segreta, manco fosse un boss della mala che non poteva farsi vedere, ma comunque purtroppo non l'abbiamo potuto riprendere. Oggi stiamo andando all'Humanitas di Rozzano per provare a filmarlo. Ora sto passando sotto questo sottopassaggio per andare a prendere il 15 che mi porta direttamente a Rozzano e speriamo di beccarlo. Il giocatore è già entrato, sta già sostenendo le visite, sono visite molto lunghe, quindi si spera di beccarlo, si spera, però non possiamo dire nulla con certezza. Incrociamo le dita, ci vediamo tra poco. Eccoci qua amici, siamo appena arrivati all'Humanitas di Rozzano. In questo momento Kolarov si trova qua dentro perché sta sostenendo l'ultima parte delle visite mediche. Non posso parlare a voce alta perché siamo in un ospedale, quindi non è particolarmente opportuno mettersi a urlare, però proverò a dirvi quello che penso, proverò a portare il contenuto nonostante tutte le difficoltà, ma sono convinto che ce la faremo, dai!
Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, è stata difficile ma ce l'abbiamo fatta. Kolarov è uscito poco fa e noi l'abbiamo filmato. Sono qua con Roberto di Per Sempre Forza Inter. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo stati gli unici a filmarlo, sì, quindi solo noi tutta riuscito, Sky quindi... se vuole le foto e i video di Kolarov ci deve chiedere l'autorizzazione sopra ovviamente. E questo era il primo video sull'arrivo di un calciatore che verrà postato sul canale YouTube. Ma non l'ultimo. Esatto, non l'ultimo, sottolineiamo, sul canale di Anima Nerazzurra. Noi probabilmente, salvo clamorose novità, ci rivedremo sempre in queste zone, sempre sotto le stesse sedi, per filmare l'arrivo all'Inter di Arturo Vidal nei prossimi giorni. Speriamo bene, speriamo non facciano scherzi, perché qua cambiano. Sono imprevedibili. Da un momento all'altro. E mi raccomando, iscrivetevi in massa, mettete mi piace e soprattutto passate sui nostri social, Facebook e soprattutto...